Assessore assente per problemi familiari, sindaco impossibilitato a sostituirlo perché preso da impegni precedentemente assunti, lo ha comunicato una volta raggiunto telefonicamente, nessun tipo di incartamento o documento in grado di mettere i commissari a conoscenza della reale situazione economico-finanziaria dell'ente in questo momento, quando mancano 20 giorni al termine ultimo per la presentazione del bilancio di previsione. Insomma, che casatiello, direbbero all'ombra del Vesuvio, è quello che si è verificato ieri sera in Commissione bilancio a Nocera Inferiore. Con profondo senso di responsabilità, alla fine l'organismo si è aggiornato a venerdì facendo voto pressoché unanime affinché venga scongiurata la iattura dell'issesto, con la speranza che proprio entro venerdì un segnale arrivi, altrimenti le minoranze chiederanno la convocazione di una seduta monotematica del Consiglio Comunale. Il PD ha già pronte le firme. Siamo preoccupati e perplessi, ha dichiarato il segretario Antonio Iannello, per la vicenda. Non abbiamo in mano alcun elemento di conoscenza della reale situazione economico-finanziaria del comune né delle eventuali azioni strategiche immaginate dall'amministrazione per avviare il risanamento dell'ente. La cronaca della seduta: si riunisce ieri sera la commissione bilancio presieduta da Lello Buonfiglio dell'UDC. Non c'è l'assessore Mario Campitelli, di cui era in scaletta l'audizione. Non lo può sostituire il primo cittadino via telefono, ne aveva chiesto la presenza Enrico Esposito del PD, comunica che non può intervenire. Umberto Mauriello, Alleanza per l'Italia, fa notare che si sarebbe potuto aggirare l'ostacolo se ci fossero state le carte, vista la presenza in aula della dirigente di settore Lina Bracciale. Si comincia comunque a cercare di intavolare un confronto per la maggioranza: Peppe Grassi, Fli, Massimo Torre, Riformisti e Guido Tafuro, Popolari Udeur, cercano di assumere le difese dell'operato dell'amministrazione Torquato, accennano al decreto antidissesto approvato giovedì scorso dal Consiglio dei Ministri, dalla possibilità che apra nuove prospettive proprio sulla possibilità di esorcizzare il fallimento del Comune. Esplode letteralmente Esposito, che fa notare come quel decreto sarà materialmente operativo non prima di gennaio-febbraio, mentre il bilancio è dietro l'angolo e non c'è stato alcun atto, dice, che faccia pensare che l'amministrazione abbia realmente voglia di risanare le casse del comune. Accenna tra l'altro all'IMU, per la quale non è stato approvato il regolamento comunale, e al mancato sblocco della delibera di traslazione di parte del PIP di Casarzano a Fosso Imperatore. Chiede di sapere se e quali azioni siano state messe in campo per la lotta all'evasione fiscale e della TARSU, invoca la conoscenza delle procedure ipotizzate per i beni alienabili. La discrasia in seno alla maggioranza si palesa in tutta la sua portata quando i civici Paolo De Maio, lista Torquato sindaco, ed Anna Cristiana Pentone, Nocera protagonista, etichettano il dissesto come un fatto squisitamente tecnico e non legato a discrezionalità politica. De Maio rimarca come il decreto antidissesto non sia stato ancora pubblicato e come comunque non risolverebbe i problemi economici di Nocera. Tanto basta far sì che Grassi metta i classici puntini sulle i. Mai, dice con enfasi, voterà per la richiesta di dissesto, e chiede che si esprimano anche tutte le altre forze politiche. Fatta eccezione per la civica di riferimento sindacale, per Nocera protagonista tutti sono allineati contro il default. Ne prende atto il presidente Buonfiglio, ora non resta che aspettare, ma i motivi di preoccupazione sono tanti. Per esempio, durante una delle ultime sedute di giunta non è stata approvata, il sindaco pare ritenesse necessario un ulteriore approfondimento, la pur pronta delibera per il trasporto scolastico e dei disabili, uno di quei servizi essenziali il cui venir meno è tra i motivi indicati come fattori sensibili dal testo unico, fattori emblematici nei comuni in odor di dissesto.